un po'. C'è nessuno in paese che può sposarci. Non credo. Ma come? Non c'è un prete? No. Un giudice, allora? Viene una volta al mese. Sta a Lawrence. Ma qualcuno lo sostituirà per celebrare matrimoni. Ah, non so. Però se avete molta fretta e cercate una cosa sbrigativa, c'è Ben Harvey, l'ex sceriffo. Lui potrebbe celebrarlo. Lo troverete nel saloon. Ci ha messo le radici. Forse è sobrio, per quanto cominci a bere appena riesce ad aprire gli occhi. Quindi è meglio che ci andiate subito, perché se è sbronzo dimentica tutto. Anche come si chiama. Ci andremo subito. Grazie. Di niente. Whisky? Sì, whisky. E la signorita? Lo stesso. Bene. Non ha risposto alla mia domanda. Non so di chi parla. Si chiama Ben Harvey. Ah, Harvey, vieni qui. Non sapevo che fosse l'ex sceriffo. Allora, vieni. Eccolo. Lieto di conoscerti, Ben Harvey. Devi sposarci. Cosa? Io? Sei l'ex sceriffo, no? Sì, ma in vita mia non ho mai celebrato un matrimonio. E non ho la minima idea di come si possa fare, amico. E io ti consiglierei di andare a Lorenz a sposarti. C'è un prete là, a quanto mi hanno detto. Non abbiamo il tempo. Io non so come fare. Mica è tanto difficile, Ben. Sarebbe il primo matrimonio che si celebra a Tombstone, no? Ma non devi far altro che dire, ora vi dichiaro marito e moglie. E poi dai loro un pezzo di carta firmato da due testimoni e da te se sai scrivere. Ho visto celebrare altri matrimoni e quindi non posso sbagliarmi, è più o meno come ho detto io. Per me va bene. Benissimo, ma prima offriamo da bere a tutti quanti. Perché non incominci a levarti il cappello dalla zucca? Ah, sì. Se qualcuno di voi ha qualche motivo per opporsi a questo matrimonio, parli adesso o non parli mai più. No! Quindi, come ex sceriffo di Tombstone nella California, vi dichiaro marito e moglie. Evviva! Ditemi come vi chiamate. Evviva gli sposi! Mia moglie è Peggy Morgan. Evviva! Evviva! Avanti, scrivi! Devi scrivere certificato! Sì. Scrivi! Whisky! Coraggio, eccoti qui la penna, scrivi, e ci vuole dai! Un po' di whisky. E tu come ti chiami? Alan Chamango. Alan Chamango, molto bene. Del quale certifico il matrimonio in data di oggi, giovedì, nello stato della California. Evviva gli sposi! Evviva! 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 Io firmo come testimone. Dammi quella carta. Chi bacia la sposa? Chi la bacia? Io. Calma, calma ragazzi, questo non è un matrimonio per burla. Chamango. Mi dispiace per tua moglie, perché entro pochi secondi passerà da sposa felice a vedova sconsolata. Qualcuno ha da obiettare? Ci mancherebbe. Chiedo scusa a tutti. È stata legittima difesa. Ah, sì, sì, certo. Tieni qui, Harvey, per il tuo disturbo. Ti ringrazio. Ehi, allora siete riusciti a sposarvi? Certo. Sì. Congratulazioni. Grazie. Addio. Adios, Chamango. Segui. Hai ucciso molti uomini, è vero? Solo se necessario.
Li hai sempre affrontati a viso aperto? Sì, a viso aperto. Andiamo. Ti prego, non pensarci. Non sarà facile. Hai ragione, ma dovevo ucciderlo. Se avessi esitato, avrebbero sepolto me. Signor Jones, Chamango vuole parlarle. Mi scusi, ero venuto solo per salutarla. Ci siamo sposati. Comunque puoi rimanere con noi. No, abbiamo altri progetti, vero? Con noi staresti molto bene. No, grazie. E in ogni modo ti faccio le mie congratulazioni. Grazie, Mr. Jones. Adios. Adios. Adesso abbiamo un bel problema. Davvero? Eh sì. Dovevi avvertirmi subito che non c'era niente da fare. Non pensavo che sarebbe arrivata a sposarsi. Immaginavo che l'avesse detto solo per dire. E io invece ti facevo più furbo. Dovremo vedercela con lui. Già. Adesso che l'ha sposata, difenderà la sua proprietà e non vorrà cederla alla ferrovia. Come ranch non vale niente, ma per noi è necessario. Assolutamente. Se non riusciamo a far passare la ferrovia di là, saremo obbligati ad aggirare la montagna. Sono 16 miglia in più e altri 6 mesi di lavoro. E poi il terreno non si presta. Abbiamo dei dislivelli e purtroppo il suolo è cedevole. Già, e lui lo sa bene. Tu non credi che sia una sua manovra per aumentare il prezzo? Sì. E allora? Dovremo passare all'azione. E subito. Il piano migliore sarebbe di prendere 2 o 3 uomini decisi e senza farvi vedere andare al ranch delle Tre Croci. Non è il caso che ti spieghi che cosa devi fare. Avrai capito ormai che Chamango si è messo contro di noi. Siamo d'accordo. Sei contenta? Certo, e tu? Non sono banditi, sono i tuoi amici che vengono a salutarti. È vero, sono proprio loro. Festeggiare. Bisogna ballare. Ma... No, non accettiamo scuse. E va bene. Andiamo. Doing element and left, doing element, door go forward to when you make a star. Boys in the middle like a Cadillac car. Hey, shoot that star and on you go, go right and left to another thar and aiming back
begin with the riding star and back it up now, but not too far. Hey, shoot that star to the next little girl, do a do-si-do with a pretty little pearl and turn to the corner. Rally man a lip with a old left hand, honey by the right. Do the right or left grand, grand right and left. And you go and you meet a little girl and you promenade. Take a little walk and a go and go. Hey, when you're there, the head to pair. Dance up to the middle and back with you and then lead to the right. Circle up four. Well, a hitch and break in a line of four. Dance eight to the middle and back you reel. Pass through. Do a wheel and deal. Do a double pass through. You do first couple go left, the next go right. Do the right or left through and turn them on around and cross trail across the land and find a corner. Run a man up with the old left hand, a honey by the right. Do the right or left grand and grand right and left like a big daddy old whip and ride on it. Promenade them round to go and take a little walk and when you're there the side to pair. Dance up to the middle and back. Now lead to the right and circle up four sides and break in a line of four. Dance eight to the middle and you're walking. Go, go, go! Questo, questo! Avanti, presto! Forza, corri! Forza, dai! Smetti, smetti! Venite la lontana! Sai già chi è stato? Sì, lasciamola bruciare. Che cosa? Lasciatela bruciare! Ma sei impazzito? Ho parlato chiaro, no? Avete sentito? Lasciate stare! Ma la casa è tua! È lui che comanda. Musica! Hey, bow to the partner, and the corner's all. Circle to the left, go around, all in circle to the left, and around you go. Do an element left, do an element bar, go forward to when you make a star. Balls in the middle like a Cadillac. Hey, shoot that star, and on you go, go right and left to another star, and make it back in with a right. Il ranch è distrutto. Benissimo. Se cerchi i quattrini, forse li troverai là dentro. Così non ci riuscirai ad aprirle. Prendi. Ma c'è pericolo che ci sentano. Peggio per loro. Va bene, faremo presto. Cosa fa? Grazie. Ci hanno incendiato la casa e adesso ci risarciranno. Faremo le cose in regola. Hai portato il contratto di vendita? Sì. Ci prenderemo qualcosa in più per il nostro disturbo. Fa presto, arrivano. Andiamo. Dammi il contratto. Cosa è successo? Niente di grave. È la cassaforte. Avevamo dimenticato la combinazione e allora... Davvero non vuol denunciare una rapina? No, è stata una specie di transazione commerciale. Erano un uomo e una donna. Ma chi? Quelli che hanno aperto la cassaforte. Ah. Beh, è stato uno scherzo. Quale scherzo? Alzala! Non mi sembrano molto ospitali. Scendete subito di sella. Volevamo soltanto riposarci un po', è tutta la notte che cavalchiamo. Vi pagheremo. Perdonatemi, aspettavamo una visita non troppo gradita. Già, lo avevo capito. Voi due non avete a che fare con la banca di San Diego?
Abbiamo l'aspetto di gran finanzieri. Purtroppo siete arrivati in un brutto momento. Però non dovete pensare che Kuan non rispetti l'ospitalità. Siete pronti a difendervi? Io spero che non ci attacchino. Cosa vogliono? I tempi sono brutti e noi qui stiamo passando dei momenti molto difficili. Si tratta di debiti? Sì. Potete passare. Grazie. Tu porta i cavalli nella stalla. Allora, di che si tratta? Cercano di impadronirsi dell'azienda. Ma io mi oppongo. Non lascio che mi portino via quello che è mio. E non vogliono aspettare? Non vogliono sentire ragioni. Tutto purtroppo mi va alla rovescia. Questa è la mia casa. Venite. Buongiorno. Buongiorno. Maria, offri loro da mangiare. È mia moglie. Molto lieto, signor. Coraggio, non fate complimenti. Grazie. I suoi figli? Sì. Non disturbatevi, ci basta solo riposare un po'. Starete meglio, a stomaco pieno. Grazie. Non date fastidio alla signora, capito? No, 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 non mi danno fastidio, assolutamente. Permettete, vado a vigilare l'entrata. Non si preoccupi di noi. Sei molto carina con quelle treccine, ma ti sai pettinare da sola, sì? Sì. Ah, sei veramente una donnina, lo sai? Se vi occorre qualcosa non dovete far altro che chiederlo. Grazie. Su, venite, bambini. Ciao. Adios. Finalmente potremo riposarci. A quanto pare è cominciata la fiesta. Che cosa facciamo? Balliamo anche noi. Sì. Aiutiamo. Conviene fare resistenza! Cerca almeno di salvare la pelle! Cosa vuol fare ora, Juan? Non lo so. Già. Ma non voglio perdere la mia terra. Deve pagare una grossa somma? Per me è una fortuna. Quanto? $15,000. Non peggiorare la tua situazione! Sei sempre stata una brava persona! Ubbidisci alla legge! Deve $15,000. Diamogli. L'avevo già pensato. Richiami i suoi uomini qua. Cosa? Obbedisca, pagheremo il suo debito. Cessate il fuoco! Mettetela, ragazzi, non sparate! Siamo disposti a pagare. Va bene. Voglio vedere il denaro. E io l'ipoteca. Ecco qui. Poteva finire molto peggio. Ecco qui il denaro. Il documento. Tutto sistemato? Tutto sistemato. Molto bene. Io non so come sdebitarmi. Non pensarci, amico. Non pensarci. Festeggiamo i nostri amici! Coraggio! Non perdiamo tempo! Portate la tequila! Salve, Maria. Ben arrivato, Manuel. Non vieni alla festa? Sei felice?
Immensamente. Sei stanca? Un po'. Però è il nostro viaggio di nozze. Movimentato, eh? No, è come lo avevo sognato. Mi sembra d'essere in paradiso. Ti piace questa vita? Sì, molto. Ti amo, Peggy. Anch'io ti amo. Ora dormi. Come stai? Bene. Pare che ancora festeggino. Già. Ma ci aspetta un lavoro. Un lavoro? Sì, un lavoro. Andiamo. Volete già andarvene? Ma no, vi prego. Saremo felici se rimarrete qui come nostri ospiti. Ne saremmo felici anche noi, ma dobbiamo andarci. Almeno oggi. Siamo desolati, ma abbiamo degli impegni. Adios. Peccato. Una volta che avevo conosciuto una persona per bene. Il vostro nome? Ditemi almeno il vostro nome. Io sono Alan Chamango. Peggy Morgan. Non so come ringraziarvi. Mia moglie e io vi ricorderemo sempre. Buona fortuna. Siamo arrivati. Ci devono $15,000 più una percentuale per il disturbo. Ecco il denaro. Ah, bene. Ora siamo a posto. Aspetta. Juan è un uomo onesto. Ma non capisco come abbia trovato qui $15,000. Riguarda solamente lui. No, anche noi. Sono scomparsi dalle nostre casse. Mi sembra che Juan abbia pagato prima del furto. Perché doveva rubarli? Avrà pagato con soldi prestati. Sono sicuro che gliel'ha dati lo straniero che era con lui al ranch. Lo abbiamo visto con i nostri occhi. E quindi avrà fatto il colpo per restituirli. Non lo credo. Perché? Juan era deciso a difendersi con le armi. Se avesse avuto l'intenzione di pagare il debito, avrebbe pensato prima a rapinare la banca. Logicamente doveva agire così. D'accordo, sceriffo. Quindi secondo lei non è stato qua. Vorrei sapere chi secondo lei potrebbe essere il colpevole. Non lo so. Per me non può essere stato che Juan. Tu, Rudy, non ne sei convinto? Tanto per schiarirmi le idee vorrei fare un salto da qua. Bada bene a quello che fai. Non abbiamo prove contro quell'uomo. Non preoccuparti. Sarà una visita di cortesia. Allora sta tutto nelle sue mani. Aspetto sue notizie. Ma per il suo bene spero che riesca ad acciuffare il colpevole. A presto, sceriffo. Resteremo molto qui? No. Però spero di avere il tempo di potermi comprare un vestito nuovo. Se fai presto, sì. E va bene. Tornerò prima che tu abbia finito il tuo bagno. D'accordo. Peggy? Sì? Tieni gli occhi aperti. Mm.
Un momento. Lei era assieme a Quang e al suo amico a difendere il ranch, se non sbaglio. Forse. E il suo amico? Dov'è ora? Buongiorno. È un broccato meraviglioso. Sì, ma vorrei un vestito già fatto. Sono qui. Questo mi sembra molto adatto. Sì, mi piace. Quanto costa? $1. Lo prendo. È matto. Un momento. Quanto ha? Quanto pensavo. Per favore, volete spiegarmi cosa significa questa storia? Stanotte hanno svaligiato la banca del paese e hanno portato via una somma di denaro corrispondente a quella che ora ha lei. Che cosa vorrebbe insinuare? Mi sembra molto semplice, no? Voi avete svaligiato la banca. Come battuta è ben trovata. Così come stanno le cose, le sarei grato se volesse seguirmi con le buone nel mio ufficio. E là potremmo chiarire questa storia con più facilità. Fermi là! Si illude di cavarsela? Io non manco il bersaglio. Ecco qui i quattrini. Erano stati quei due. E hanno confessato il furto? No, sono scappati. Ma in questo modo tutti i nostri piani vanno a monte. Non è detto. Quel messicano non sa ancora che abbiamo scoperto i colpevoli. Voglio fare un salto al suo ranch. Ehi, amico, mettili in cassaforte. Sono parecchi. Sai quanto è importante poter avere quel terreno? Lo so. Vuoi controllarlo ancora? Sì. A che pensi? Non lo immagini? Sono troppi soldi per rinunciarci così. Già. Andiamo. Salve. Buenos días. Ho già saldato i debiti col signor Ralston. Sì, ma stanotte hanno svaligiato la banca. Io non so niente. Non sai niente? Certo, me l'aspettavo. Ma che cosa vuole da me? Mr. Ralston è veramente fuori di sé, ma sarebbe disposto a perdonarti se tu accettassi la sua proposta di vendergli il ranch. Non voglio vendere. Venderai. Ti ci obbligheremo. Sparisci! Mi fa molto piacere rivedervi qui. È molto gentile. Prego, accomodatevi in casa. Mi fermerò solo un momento. Devo tornare in albergo a prendere qualcosa che ho dimenticato. Vorrei accompagnarti. No, è meglio che aspetti qui. A presto.
Si accomodi, signorita. La situazione è troppo complicata. Non capisco perché. I messicani non vogliono accettare le nostre proposte. Possiamo costringerli a ragionare. Non ci riusciremo con la forza. Le pistole sono la legge. No, qui la legge è rappresentata dallo sceriffo. Pensala come vuoi. Ma l'oro apre ogni porta. Può darsi. Ma ho paura che ci troveremo nei guai. Le cose hanno preso una brutta piega per noi. Beh, cosa vuoi? Sono venuto a metterti in guardia. Qui non siete graditi. E perché? Questo è un paese tranquillo. E da quando siete arrivati avete creato un mucchio di problemi. Per favore. Andatevene subito. Certo. E questi quattrini? Sì. Dove li hai rubati? Ti interessa molto? No. Posso andare? Grazie. Ricorda che se tieni la pelle non voglio più vederti qui. Capito. Parlo sul serio. Non ne dubito. Devo confessarle, Peggy, che lei è la prima donna americana che accetto come ospite. Grazie. I nostri rapporti con gli americani non sono buoni. Purtroppo questa è una zona di frontiera. I messicani subiscono molti soprusi. Ma io non li accetto. Io mi batto per l'uguaglianza dei diritti. Sì, capisco. E se Quan avrà bisogno di me, lo aiuterò. Ne sono convinta. Porta il caffè. Eccomi qui. Qualche difficoltà? No, soltanto Rudy mi ha detto che non siamo graditi in paese. A chi? Al banchiere e ai suoi scagnozzi. Ma lei è gradita a noi messicani. È vero. Gliene sono grato. Ma in ogni modo, dobbiamo andarcene. Veramente? Sì. Mi dispiace. Anche a me. Adios. Adios. Pensare che si tratti di una scorreria di fuorilegge. Conti su di me. Io ti aspetterò qui. Daremo fuoco a tutto quanto. Non gli resterà altro da fare che vendere. Questo è certo. A presto. A presto. Sbrigati. Thank you.
Fermati. Sparano al ranch di Quan, se non sbaglio. Sì, proprio là. Andiamo. Ha! Quan è ancora in pericolo. Ma non ha pagato i suoi debiti. Sì, però il signor Rolston, il banchero, vuol mettere le mani sul ranch. Già, e so anche perché. Perché, signor? Crede che ci sia dell'oro. E cosa vuol fare? Lo aiuteremo. Pedro, Antonio, venite. Juan è una brava persona. E la legge sta dalla sua. Lotteremo al suo fianco. E lo sceriffo ci aiuterà. Cosa è successo? Sono arrivati i rinforzi. Tutti i messicani dei dintorni sono accorsi in aiuto degli uomini di Quan. E allora? Erano in troppi. Non dovevo contare su di te. Abbiamo fatto quello che era possibile. Parole, parole! Non sai fare nient'altro che parlare! So anche agire. Tu sai che importanza ha quel ranch per me. Sì, lo so. Ma sono sicuro che non potremo far nulla. Quell'oro ci sfuggirà, è tutto per colpa tua. Giù le mani. Idiota. Da questo momento non contare più su di me. E se è possibile, quell'oro sarà mio. Questo è da vedersi. Adios. 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 Adios, Chamango. L'avvertirò. Salve. Signor. Va pure. Buongiorno. Non ti sembra di essere troppo cocciuto? Non voglio vendere. Ecco tutto. Posso offrirti il doppio? Non si tratta di soldi. Possiamo metterci d'accordo. Può darsi, però... Lo venderai.
Ti obbligherò a vendere. Penso di no. Posso darti quello che vuoi, Guam. Anche di più. Lo so. Guarda, basta che tu firmi questo contratto. No. Lo firmerai. Se non vuoi con le buone, ci riuscirò con la forza. No, mai. Ehi, aspetti. Lei non si metta in mezzo, sceriffo. È mio dovere farlo. Ti sta minacciando? In ogni modo la dichiaro in arresto per avere assalito il ranch di Juan. Io? Abbiamo le prove. Credeva di infischiarsi della legge? Mi segua. Buonasera. Salve. Siamo qui di passaggio, andiamo verso Tombstone. Sì. Vorremmo solo un po' di caffè. Venite. Grazie. Se vuole sedersi. Vuole del caffè? Sì, grazie. Fermatevi qui stanotte, vi conviene? Certo, siamo stanchi. Da queste parti bisogna stare molto attenti. Sì, conosciamo il paese. Ehi, fai una scommessa con me? Al massimo ci punto un dollaro. D'accordo. Suoni, suoni, mi piace. As I was lying that bright day, I fell in love with you. Su, spara. $50 a chi la c'entra con un colpo. Lei è molto veloce. Comunque scommetto $100 che non la prenderà al volo. Ci sto. Quando vuole. Avanti. E allora? Andiamo. Hai visto quanti quattrini hanno? Aspettiamo che dormano e poi gli porteremo via tutto quanto. Bene. Abbiamo bevuto troppo. Ci hanno derubate. Cosa? Ci hanno portato via tutto, compresi i cavalli. Ma non credano di farla franca. Maledetti. Li ritroveremo. Come facciamo senza cavalli? Non scoraggiarti. Intanto andremo incontro alla diligenza. Salite. Bene. Ma fate presto. Grazie. Siete a posto? Sì, a posto. Ah! Ah!
Scendete! Avanti, fate presto! Attenti a non fare scherzi. Siamo di nuovo ricchi! Fermi! Non siamo stati noi. Eravamo sulla diligenza e ci hanno attaccato. E avete ucciso tutti i passeggeri! C'è un maledetto equivoco. Noi non siamo assassini. Si è trattato soltanto di legittima difesa. È una scusa che non regge! Legateli! Portateli via! Questa esecuzione serve a dimostrare che la legge finalmente è arrivata anche qui. E questo serva anche da monito per i mali intenzionati. Noi non permetteremo che avvengano aggressioni, rapine o furti. Le armi servono solamente per difendere i propri legittimi diritti. E nessuno può servirsene per commettere crimini e azioni contro la legge. Non lasciateli fuggire! Non fateli scappare! Sono dei fuorilegge! Sono assassini! Inseguiteli! Presto! Inseguiteli! Inseguiteli! Ci è mancato un pelo. Sì, ma siete in salvo. Grazie. Non mi spiego come mai eri là. Perché ci ha salvato? La vita riserva molte sorprese. Spiegati meglio. Ho abbandonato Ralston e ho deciso di seguire le vostre tracce. Seguiva noi? Sì, proprio voi. Ah. E perché? Mi piace la vostra compagnia. Grazie, ma preferiamo stare soli. Potreste trovarvi ancora in una situazione simile. Non deve pensare che non le siamo grati per quello che ha fatto. E per di più ci hanno rubato tutto quanto. Non posso neanche ricompensarti. No, no, non pretendo nulla. In ogni modo non riuscirete mai a impedirmi che vi segua. Perché? Perché? Cosa la spinge a seguirci? Una specie di presentimento. Ho idea che la fortuna sia sempre dalla vostra parte. Non abbiamo neanche i cavalli per proseguire il viaggio. Ti anticipo io i quattrini per comprarne un paio. No, non possiamo accettare. Ma siamo costretti a farlo. Senza cavalli e senza quattrini non potremo muoverci. E poi c'è quella gente che ci dà la caccia. Vado a procurarmi i cavalli. Lei è molto gentile. Ma perché lo fa? Non lo so. Salve. Che vuoi, amico? Vorrei comprare due cavalli. Padrone? Sì. Quest'uomo vorrebbe comprare due cavalli. Sì. Mi può cedere un paio di puledri? Sì, certo. Quali sono? Venga con me. Sono tutti qui. Può prendere quelli che preferisce.
D'accordo. Questo è qui. Questi due. Quanto costano? Perché ha scelto proprio quei due? Mi piacciono. $200. Bene, riprendo. D'accordo? Può portarli via. Va bene. Non l'ho mai veduto da queste parti. È di passaggio qui? Già. Tutto a posto. Adios. Adios. Frank. Sì? Seguilo. Mac, che c'è? Sono arrivate le armi. Avverto il capo. Bene. Gli Apache ci aspettano sulla riva del Rio Grande. Avverti il capo che stavolta voglio $3 in più per ogni fucile. Credo che protesterà. Se non paga non avrà niente. D'accordo. Ma come? Ma sono i nostri. Dove li hai trovati? Li ho comprati. Li hai comprati? Ma e chi te li ha venduti? Un certo Johnny, il proprietario di un ranch qui vicino. Ah, e l'uomo che ce li ha rubati? Probabile. Qualcuno mi ha seguito. L'ho seminato prima di arrivare qui. Ma ho paura che ci rintracci. Andiamo. Presto! Va! Va! Torna da quella carogna del tuo padrone. Sbrigati o perdo la pazienza. Allora, vuoi essere nostro socio? Sicuro. Ci ha aiutato. D'accordo. Dove si trova quel ranch? Qualche volta mi difetta la memoria. Vuoi stare assieme a noi o no? Andiamo. Viso pallido, avere lingua biforcuta. Cambiare parola senza motivo. Le armi sono costate più del previsto. Mac ha rischiato molto per far arrivare i fucili per te. Viso pallido, non mantenere parola. Li vuoi o non li vuoi? Noi servire armi. Bene, allora stasera ci vedremo con il carro all'ingresso della valle.
Fermiamoci qui. Che cosa è successo? Niente di importante. Gli Apache hanno protestato per il prezzo. Ma hanno accettato? Hanno bisogno delle armi. La prossima volta gliele faremo pagare di più. È un gioco pericoloso. Tutto è pericoloso, anche quello che sembra più semplice. Deve stare molto attento. È parecchio tempo che non mi fido più di nessuno, per questo sono ancora vivo. Cosa aspettiamo? Il momento favorevole. Se aspettiamo ancora, avranno tutto il tempo per prepararsi. La posta è troppo alta per correre rischi. Saranno loro stessi a riportarci i quattrini rubati. Ma come? Non capisco. Ci vuole un po' di pazienza. Non ho capito niente. Me ne accorgo. Stavolta voglio venire con voi a parlare con Nuvola Bianca. Forse è meglio di no. Voglio far capire agli Apache che per avere le armi devono pagare il prezzo deciso da me, senza discutere. Come vuoi. Andrà tutto bene. Me lo auguro. Porteremo con noi solamente una parte degli uomini, gli altri resteranno di guardia qui. Ho paura che si rifaranno vivi quei due dell'altra notte. Non dovevi vendere quei due cavalli. Non potevo fare altrimenti, tutti mi credono un semplice allevatore. E poi li aveva riconosciuti. Io avrei fatto fuori quel tizio. Non avresti risolto niente. Gli altri due sarebbero venuti a cercarlo. Andiamo. Tutto pronto. Va bene. E tu, occhi aperti. C'è pericolo che riceva visite poco gradite. Non temere. Avanti. Laggiù! Ferma! Non ti muovere. Voglio vedere cosa c'è su questo carro. Me l'aspettavo. Fucili. Non mi ero sbagliato. Adesso ho capito bene tante cose. Cosa ne facciamo di lui? Tocca a te decidere. Avevate intenzione di consegnarle agli Apache, eh? Peggio per te. Te lo meriti. Ah! Hey! Che è successo? Ci hanno attaccati. E si sono impadroniti del carro. Aspetta. Si sono illusi di essere astuti. Ma forse noi lo siamo più di loro. Adesso possiamo trattare col nostro amico. Sì, un'idea eccellente. Non ci servono le armi. Vogliamo i quattrini. E lui ci darà i quattrini. Non aspettare più, solo essere calato. Viso pallido a mentire di nuovo.
essere io ad accompagnarti. Ah, una visita attesa. Allora? Lei sa che l'aspettavo. Sta meglio senza benda. È un po' scomodo portarla sempre. Già, l'immagino. Suppongo che siate venuti a trattare con me. Hai indovinato. Non ci vorrà molto, solo un minuto. Parli. Noi abbiamo qualcosa di suo e lei ha qualcosa di nostro. Per me non c'è altro da dire. Già. Allora? Mi porterete dov'è il mio carro e là vi darò i quattrini. E più il 10%. Per gli interessi, logico. D'accordo. Hai i soldi? Sì. È tutto. Vogliamo andare? È un piacere trattare con un gentiluomo, ma farei a meno della scorta. Mi rende nervoso. I miei uomini mi sono affezionati. Allora ne bastano tre. Va bene. Grazie. Willy, Harry, John! Dopo la collina taglieremo per la vallata e li prenderemo alle spalle. Bene. Calmo, sono amici. Ci dia i quattrini, poi ordini pure ai suoi uomini di portare via il carro. Tutto in ordine. Bene, andiamo. Fretta, presto. E non fate scherzi. Papà, che succede là fuori? Niente, Ellen. Ma sono Apache. Non preoccuparti, va nella tua stanza. Tutto questo lo dobbiamo a voi tre. Si sbaglia. Se non ci avesse derubato non sarebbe successo. Stai parlando degli indiani? Sì. Perché vogliono attaccarci? Non lo so. Sono nostri ospiti. Che anfitrione. Occupati della signora mentre io parlo con loro. La prego, venga. Avrete capito che Ellen non sa di questa mia attività. Certo. Vi restituirò il denaro se collaborerete con me e non le direte nulla. Non mi piace ricattare la gente. E quale garanzia ci offre? Ellen, se io manco alla mia parola... Va bene. Rudy starà sempre con Ellen. E al minimo sospetto le dirà tutto quanto. Godremo ancora per molto della sua ospitalità. Dipende da voi. Voglio recuperare le mie armi. Dovremmo pensarci noi? Non si disturbi. Non è affatto un disturbo.
Vive sempre qui con suo padre? No, per lo più sto in collegio. Torno qui per le vacanze. E le piace questo posto? Mm-hmm. È la mia casa. Mia madre è sepolta qui. Ah, sì. È morta in tragiche circostanze. E mio padre da allora è molto cambiato. Capisco. Si è isolato qui e non vuol vedere nessuno. Per questo la vostra presenza mi fa piacere. Non mi va la solitudine. Se vogliamo recuperare il carro e le armi, non possiamo fare altro che agire di sorpresa. Già. Questo è affar suo. Se recupererò le armi, sarà soltanto perché non restino in mano agli Apache. Sarebbe un guaio se ne restassero padroni. E impediremo che lei poi le venda di nuovo a loro. Le armi appartengono a me e ho il diritto di farne quel che voglio. Certo. Ma a meno che consegnarle a quei selvaggi. Vorrei sapere chi sono i veri selvaggi. Forse coloro che hanno ucciso sua moglie. Chi gliel'ha detto? Sua figlia. Ha fatto male. No. E lei non deve odiare tutti gli uomini solo perché qualcuno fra loro ha voluto farle del male. Parliamo d'altro. Sì, lasciamo perdere. Sarà meglio metterci in cammino. Uno di voi però dovrà restare qui per garantirmi che gli altri torneranno. Resterà Peggy. No. Io andrò con mio marito. Non siamo mai stati lontani. Ma credo... Calma, non temere, sa sparare molto bene. Gli Apache sono spietati. Con lei mi sento più sicuro. Devi dirmi che succede veramente. A che alludi? Allora, non sono nostri ospiti. Tu li trattieni con la forza. Ti sbagli, Ellen. Per amor del cielo, papà, non sono tanto ingenua. Non riesco a capire la ragione di questa situazione così strana. Ma capisco che sei preoccupato. Ti prego, papà. Salve. Non l'avevo sentita. Non sente qualcosa di strano? Di strano? Sì, l'intuisco. È nell'atmosfera. Lei fantastica troppo. È vero che voi siete ospiti di mio padre? Perché ne dubita? C'è qualcosa che non va. Lei si sbaglia. Se preferisce non parlarne, non importa. Come vuole. Perché gli uomini devono sempre combattersi? Me lo so dire. Non possono vivere in pace. Anche l'avventura possiede il suo fascino. Quale fascino? Quale? Quello di uccidere il prossimo? No. E allora? Conoscere nuovi posti, nuova gente. E vivere così alla giornata, senza un ideale. Sì. È molto brutto vivere senza amore. Si finisce con l'odiare. Basta sapersi ritirare in tempo. Dove sono ora i suoi amici?
Che è successo? Alan è ferito. Aiutatemi. Ma com'è stato? Ci hanno scoperto. Non è grave, vero? Non lo so. E le armi? Sono state distrutte. Distrutte? Le abbiamo bruciate. Che è successo? Niente, un incidente. Ma come? È ferito. È partito un colpo per disgrazia. Voglio sapere la verità. Ne ho diritto. Stia calma. Non posso. Non posso. Elle. Che sta succedendo? Perché questi misteri? Non è niente, non ci sono misteri. Stia tranquilla. Poteva andare molto peggio. Un dito più in basso. Ringrazio il cielo. Suonano strane queste parole sulle sue labbra. Su, sta calmo. Tra poco starei meglio. Prendete delle bende del whisky. Come sta? Meglio, è fuori pericolo. È un sollievo. Più calma ora? Mm-hmm. Vada a riposare. No, non ho sonno. Ancora gli Apache? Sì. Pensa che attaccheranno? Sì, ma non prima dell'alba. Allora cerchiamo di organizzarci. È inutile. Non possiamo aspettare senza far niente. Che succede? Va a dormire, Ellen. No. Dimmelo. Gli indiani, forse... Stia zitto! È inutile, papà. Lo sapevo. Ellen! Perché ci attaccano? Ma non faranno nulla. Perché? E perché il signor Alan è ferito? Va a dormire. No. Sono tua figlia. E ho diritto di sapere che sta succedendo in casa mia. Esigo che tu te ne vada nella tua stanza. Che cosa hai fatto, papà? Niente. Stia calma, Ellen. Non posso. Ubbidisca suo padre. Sì. Grazie. Grazie, Rudy. Dobbiamo evitare che ci uccidano tutti. Non ci uccideranno. Cosa hai intenzione di fare? Parlare con il capo. È un rischio troppo grosso. Devo affrontarlo. Bene, l'accompagnerò. No. Perché no? Abbia cura di Ellen se non tornassi. Non sono mai stato un buon padre e mi sembra che Ellen abbia fiducia in lei. Devo fare almeno questo per mia figlia. Non deve andare. È l'unica soluzione. Ho sempre sbagliato finora, ma vorrei morire da uomo. Sono sicuro che lei avrà cura di Ellen. Sta meglio? Nuvola bianca!
Voglio parlare con te. Se sei qui, vieni avanti. Parla. Non ti ho ingannato. Continua. Non è stato per ordine mio che hanno distrutto le armi. Parole, viso pallido, essere menzogne. Ti assicuro che non mento, perché dovrei mentire? Parola, essere sacra. Tu dire prezzo e poi cambiare, perché tu mentire? È stato perché... Tu mentire! Ti farò avere un altro carico gratis. Io non credere. Dollari? Io non credere. Che cosa vuoi allora? Tu non mentire più. Tu prendere. Apache, essere uomini giusti. Succede là fuori? Niente, non si preoccupi. E mio padre? Suo padre è un vero uomo. Sì. Ma dov'è ora? Oh! Senti abbastanza in forze per viaggiare? Sì. Va bene, come vuoi. Comandi tu. Helen. Mi dispiace. Tu sei buona. Non esistono parole che possano consolarti. Alan. Sta bene. Si è rimessa. Sono contenta. Perché mio padre si comportava in quel modo? Ma non lo so. Forse perché qualcuno gli aveva fatto del male. Sì, la vita è stata crudele con lui. Ma non ammetto che abbia cercato di vendere le armi agli Apache. Che farai ora? Non lo so. Chissà, forse ti farebbe bene cambiare ambiente. Se vuoi, puoi venire con noi. Te lo assicuro, Rudy. Non penso che i tuoi amici siano dei fuorilegge. No, non lo penso. Però non ti nascondo che non posso seguirvi. Non posso seguirvi in questa vita di avventure. Non mi ci potrei abituare. Noi non cerchiamo le avventure. Sono loro che vengono a cercarci per fatalità. No. Sono soltanto scuse. No. Non è così. È così. Mi dispiace che tu preferisca questa vita e non te la senta di cambiare. La mia vita sei tu. Non ti credo. Ce lo giuro. E allora, perché non lasci tutto quanto e resti qui con me? Potrei dirti di sì, ma poi non so. Quando una persona ama veramente, niente gli è impossibile. Ma io ti voglio, Helen. Anch'io. E allora? Rimani. Molte volte ho pensato a quando sarebbe arrivato questo momento e mi domandavo in che modo avrei reagito.
Ma adesso lo so. Andiamo. È arrivato il momento di andarcene. Partite? Sì, ce ne andiamo. Io volevo dirvi che... Non c'è bisogno di scusarti. Arriva il momento in cui si sceglie un posto dove fermarsi. Certo, capisco. Hai ragione. Non vi dimenticheremo mai. Sei molto cara, anche noi. E se un giorno per caso verrò a sapere dove vi siete fermati, ci rivedremo. Sì, un giorno sono certa che ci rivedremo. Saremo noi a tornare qui. A presto. A presto e buona fortuna. Fermi! Gettate le armi! Gettate le armi, ho detto! Fuori i quattrini, avanti! Presto! Scendete di sella! Andiamo! Eccoci qua. Di nuovo senza soldi, senza cavalli, senza niente. Su, non preoccuparti. Già. Il mondo appartiene a noi. Però per il momento non abbiamo più nulla. Sì. Ma ci rifaremo presto. Ma cos'è? Peggy, guarda. Oro. È oro! Sì. Quarzo aurifero! Oh, ma ce n'è quanto ne vogliamo! È un'antica miniera spagnola! Sì! Siamo ricchi! Siamo ricchi! Oro! Oro! La fortuna ci assiste! Oh,